Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Rebel Cops, gioco in uscita il 17 di settembre. Gioco sviluppato, distribuito dai THQ, che io ringrazio, perché questo gioco è arrivato così come un fulmine a ciel sereno, per cui grazie. È un gioco che, come lascia intuire il nome, controlleremo una squadra, questi, di poliziotti non convenzionali, perché ci troviamo nell'anno 94 e la città dove ci troviamo è, diciamo, corrotta da questo figuro che si chiama Viktor Zuev e che ha, diciamo, sottomesso tutta l'intera parte commerciale della città, nonché anche le forze dell'ordine. E noi siamo dei poliziotti che nel corso della nostra avventura avremo modo di controllare e utilizzare per rispondere alle richieste dei cittadini. Infatti vedete che qua abbiamo del denaro e anche dei mi piace e dei non mi piace. In pratica, più questa popolazione ci apprezza, più ci aiuterà dandoci magari dei soldi, una sorta di prestito che ci faranno per poterli proteggere. Qua inizia, ho superato, vabbè, la prima missione. E non abbiamo auto, ma abbiamo un furgone delle consegne della Firricola. Ceniamo come le seccate, abbiamo armi arrugginite, ma all'interno della città abbiamo un nostro contatto che ovviamente poi potrebbe decidere di non aiutarci più nel caso in cui dovessimo stare antipatici alla città. E come si fa a essere antipatici fallendo le missioni, comunque non aiutando le persone? Possiamo andare ad acquistare delle armi, ce ne sono parecchie. Possiamo acquistare proiettili, possiamo acquistare borse e equipaggiamenti che porta la portata, diciamo, degli oggetti da 3 a 6 per un singolo poliziotto. In questo caso io non lo so, non saprei neanche cosa comprare. Compriamo un grimaldello. Compriamo una pistola, non una rivoltella, e munizione pistola, abbiamo speso 700, direi che potrebbe anche andare bene. Teniamo premuto, andiamo a acquistare. Spero di non venire interrotto da i lavori che stanno facendo in strada. Allora, noi avevamo un cecchino che però ha avuto un pessimo incontro con gli uomini di Viktor Zuev, che praticamente voleva assumerlo. Lui ha rifiutato e ora non sa più come sparare perché ha le dita rotte e ha deciso che comunque preferisce puntare alla famiglia. Quindi noi procediamo, dopo il primo incarico, con il secondo. Secondo le nostre fonti, Dominic Idova, capo della sicurezza dell'imprenditore Zachary Ginsburg, si trova a bordo di un treno che transiterà dalla stazione di Ripton. Un tempo l'uomo d'affari controllava l'intera Ripton, ma quando Viktor Zuev è arrivato in città ha preferito ritirarsi per continuare a operare nell'ombra. Se vuoi scoprire qualcosa sul nuovo boss del crimine della zona, non sarebbe cattiva idea rintracciare questo Zachary Ginsburg per... Ok. Allora, Svezza non è solo bravo col fucile, è anche un ladro parecchio scaltro. Quando se n'è andato ha ripulito le casse di equipaggiamento, la nostra guerra contro Zuev e il suo esercito sarà ancora più difficile. Come vi dicevo prima, questo nostro cecchino se n'è andato. Questo è un gioco che ha uno stile di combattimento simile a XCOM, ma si basa tantissimo sulla furtività, sull'inserimento magari di codici, password per entrare e aprire le porte, la lettura di documenti che appunto magari ci rivelano questi codici. Non potrai portare con te più di 6 agenti. Ok. La stazione ferroviaria. Non è previsto che il treno con a bordo Dominic Idova si fermi alla stazione ferroviaria di Ripton. Per bloccarlo dovrai introdurti nella sala operativa e far scattare il rosso su tutti i semafori della stazione. Lo proviamo insieme. La stazione è sorvegliata da guardie civili. Sono normali dipendenti, non sgherri di Zuev. Cerca di arrestarli senza dar troppo nell'occhio. Ok, infatti possiamo arrestarli. Poi voi lo sapete meglio di me che sono un cane a questo tipo di gioco. Quindi vedete qua sotto tutto il nostro roster. Dobbiamo equipaggiarli, clicca su inventario, allora, va bene, perfetto. Seleziona, io prendo Bulka,
inventario, vedete che possiamo andare a vedere tutte le armi da fuoco che richiedono munizioni, possiamo dargli armi, una pistola, gli diamo anche munizioni, cartuccia a fucile, fucile a pompa, munizioni pistola. Ok, la pistola è equipaggiata, possiamo dargli oggetti, gli diamo un medikit, un kit di pronto soccorso e basta. Poi vedete che c'è pistola, che è quella che ho comprato, e poi la rivoltella. La rivoltella ha altri tipi di... Gli do anche un grimaldello e basta, direi che magari una granata accecante. Perfetto, lui è equipaggiato. Oltre all'obiettivo principale, la maggior parte delle missioni è possibile portare a termine incarichi aggiuntivi. Missioni assegnate agli abitanti sono richieste quanto banali. A volte complessi. Aiuto per trovare un videogioco arcade. Vabbè, aspettate a decidere se... Sì, vabbè. Aumenteremo il mi piace, i soldi, l'entrata dei soldi e la percentuale di riuscita della missione, ma... E infatti vedete che la reputazione ne risentirà negativamente qualora noi accettassimo l'incarico e non lo portassimo a termine. Va bene, cerca aiuto, va bene. Allora, Ripton è il centro urbano culturalmente più rinomato della zona. Premio 220, munizione a rivoltella, fucile a pompa, popolarità più 1, fallimento più 2. Preleva il cabinato e portalo al punto di estrazione. No, non lo accettiamo questo incarico perché portare via un cabinato in una missione del genere. Vabbè, comunque, Bulka lo portiamo con noi. Poi portiamo anche... Che livello 3? Portiamo anche Boon. E Boon diamo la rivoltella, diamo i colpi della rivoltella, gliene diamo un paio. Vedete che ce lo dà come oggetto supplementare, un manganello, un cura. Ok, siamo a posto, non abbiamo altro, perfetto. Portiamo anche lui. Portiamo Aladis. Aladis sempre pistola, colpi. Lui è un grimaldello, un pugnale e un manganello. Dobbiamo... Sì, dai, portiamone 6. Tanto pistola, questo, coltello, basta. Pistola, tac. Questi non li abbiamo perché li abbiamo utilizzati da altra gente, quindi gli diamo una granata e un manganello. Bene. E l'ultimo, prendiamo questo, gli diamo pistola, rivoltella. Gli diamo anche una munizione per la pistola. In pratica lui, che sarà l'agente, che potrà lanciare, perché possiamo anche lanciare i caricatori da un poliziotto all'altro. Quindi Samostian sarà il lanciacaricatori. Procediamo, andiamo a vedere come procede questa missione. Questo vedete che è il nostro furgoncino. Dobbiamo trovare un modo qui in stazione di bloccare il treno. Puoi salvare la partita 3 volte a missione. È possibile ottenere un ottenimento di salvataggi accettando incarichi aggiuntivi. Questa è una cosa molto bella, devo dire, perché tante volte il bello dell'imprevedibilità di questi giochi viene distrutta, diciamo, dai salvataggi limitati. Numero a fianco, ok, perfetto. Gli agenti possono agire nell'ordine che preferisci, possono utilizzare punti azione rimasti. Il classico, possono fare due azioni, due punti azione, in pratica il primo movimento e lo sparo, oppure tutti e due i movimenti. Dobbiamo avvicinarci ai tizi lì e dobbiamo assolutamente arrestarli, facendo attenzione a non farci beccare in primis. Quindi iniziamo a muoverne uno qui. Non spareremo, perché quando possiamo sparare... Quando possiamo andare a sparare, possiamo scegliere anche il luogo, cioè il punto, la gamba, la mano, il petto, la testa. La testa ovviamente porterà alla morte istantanea, mentre in altri punti magari perderanno sangue, perderanno l'arma e moriranno in tot numero di turni per dissanguamento. Io spero che non ci becchino adesso, perché lì aveva visto lui, quando eravamo lui, aveva visto qualcuno. Lui aveva visto qualcuno anche lì. Quindi dobbiamo cercare di entrare anche da qui. Quindi io mi sposterei qui. E poi ci possiamo muovere anche col tasto destro del mouse, oltre che col sinistro. Lì c'è qualcosa. Allora iniziamo a muoverci qui. Ovviamente dietro le protezioni non ci vedono. Nel momento in cui ci vedono, abbiamo una percentuale di poter essere colpiti.
Io spero di essermi mosso bene adesso. Spero. Ah, ce n'è uno anche là. Ok, lo vede anche lui. Speriamo bene, se no ci toccherà ricominciare. Bisogna anche ricordarsi l'Ivet, ricordarsi l'equipaggiamento che ha. Lui resterà qui in copertura. Perfetto, possiamo terminare il turno. E vediamo che cosa succede. Non dobbiamo uccidere i civili. Vedete che lui intanto sta andando via. Questo si sta muovendo. Dobbiamo fare molto rapidamente. Non abbiamo il taser. Anche con copertura parziale, i poliziotti sono nascosti dai criminali. Tra l'altro, quando noi facciamo un movimento, se un altro nostro poliziotto vede che c'è un nemico, possiamo, grazie alla riccia trasmittente che vedete qua sotto, possiamo avvertirlo. Cioè, in pratica ci uscirà l'avviso: attenzione, lui ti sta dicendo che, no, che c'è qualcuno lì. Quindi in questo caso potremmo. Allora, intanto lui ci vede di sicuro. Quindi io direi di iniziare. Lui ci vede di sicuro. Quindi possiamo prendere un altro poliziotto. Vediamo se. Ok, prendiamo lui. Lo mandiamo qui. Ok, no. Vedete, lo sta avvisando. Avviso del collega. Chi ti vede? Lui? Perché? Ti vede lui? Allora, facciamo così. Andiamo qui. Ok. Merda. Ci vede quello lì. Merda. Ci aveva avvisato. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, sei difficile. Ne arriva uno anche da. Ma però quello lì sembra fermo, magari non ci vede. Ci nascondiamo qui. Lui lo proviamo a fare. Lui ci sta dicendo fermati, ma perché fermati? Continua, proviamo a continuare. Vedete che continua. E ci ha visto. Merdaccio. Eh sì, non abbiamo il taser, quindi abbiamo praticamente perso già in partenza. Perché metteremo in allarme tutti. Allora, vedete che lui può andare, ma non può stordirlo, quindi noi andiamo qui e prendiamo l'oggetto. Marmellata. Non so cosa farmene. Sarà magari una missione secondaria, non lo so. Comunque. Noi ce ne restiamo qui. Lui magari intanto se ne va qua. Però non avendo il taser non possiamo colpire a distanza senza uccidere. Lui passa il turno. Proviamo a terminare il turno, ma credo che sia abbastanza drammatica la cosa. Ok, li ha messi tutti in allarme. Fantastico. E sarà molto più difficile adesso perché dovremo abbatterli. Senza. No, ci hanno già ferito. Niente, ragazzi, ricominciamo. Ritentiamo la missione. Sì, e la facciamo in modo molto più. Molto più tattico. 14 turni abbiamo, per poter fare quello che dobbiamo fare. Cioè, dobbiamo andare a modificare quei due cosi lì. Senza farci vedere, quindi direi che noi potremmo ripararci dietro qui. Ok, magari qua non ci vedono. Vediamo se ci blocca qualcuno. No, direi di no. Lì dietro. Lì dietro. Vediamo se lui può fare qualcosa di. No. E lo mettiamo qui. Perfetto. E questo tizio qui? Che è l'ultimo in fondo. Ah no, mancano loro da muoversi. No, niente, terminiamo il turno. Vediamo. Come si evolve il movimento dei nemici, quello prosegue di là. Turni rimasti 13, è un bel problema farlo in tempo, anche perché poi ho scelto di portarvi una missione che non ha granché come azione. Bisogna muoversi furtivamente, io mi metto qui. Ovviamente
Ok, vediamo lui, ma non dovrebbe essere un grosso problema. Ci mettiamo qui. Io ne manderei un paio e non di più di là. L'altro invece, no, potremmo anche pensare di assaltarli dall'altro lato. Quindi ho fatto uno sbaglio io a spostarli. Li ho risposto qui. Spero che non ci vedano. Tu vai qua dietro. Abbiamo perso già un turno, però. Intanto ci aiuta a capire quando noi abbiamo il controllo di un poliziotto. Lo metto qui questo, così di guardia. Vediamo in basso le armi e la dotazione che ha. Poi avranno i loro talenti che svilupperanno nel corso dell'avventura in missione. Tornano i sospetti. Ok, se ne va. E si muovono di poco, eh. Allora, per eseguire determinate azioni come lanciare una granata, ricaricare, cambiare arma, procedi sull'agente selezionato. Ok. Perché praticamente noi possiamo andare a, vedete, granata stordente, scambiare oggetti con un altro agente, poi possiamo anche andare a lanciare un caricatore a un compagno, cambiare l'arma, usare un kit di pronto soccorso oppure cliccare sull'azione contestuale. Allora, vedete che qua non possiamo. Io direi che ci nascondiamo qui. Lui si nasconde qui. Oh, ce n'è un altro anche lì. Perfetto. Perfetto, mica tanto, però. Lui ci può vedere se ci nascondiamo qua? No, forse no, forse no. Metto qui. Vediamo se ci ferma. Ok, speriamo che non guardi di qua. Lui invece lo possiamo. No, io direi di concentrarmi sugli altri. Se ci muoviamo qua in fondo, ci vede qualcuno? Siamo ben lontani, non dovrebbero notarci. Lui, qua non c'è un ostacolo, non c'è niente, quindi io muoverei anche lui qua. E questo invece lo tengo qua nascosto, che almeno o lo sposto qui, però. Vedete che ci dà. Però su questo tizio sta andando in fondo, quindi magari lo possiamo mettere qui che non ci vedono. Perfetto, e tu invece stai qui di guardia. Non posso dargli ordini. No, granata stordente che comunque è rumorosa. Non abbiamo una sorta di azione che fa agire. Allora, intanto, quello lì probabilmente tornerà. Ok. Quello lì ho paura che torni indietro adesso. Ma soprattutto con lo shift possiamo fermare il treno. No, allora, questo qua secondo me torna indietro tra un po'. Torna indietro e questo pure. Quindi a quel punto questo deve essere già lontano. Allora, intanto lui si potrebbe muovere qui. E sperando che questo qua non si muova, perché se no. Non si capisce. E se torna indietro ci vede, però ci mettiamo qua. Proviamo. Ce n'è uno anche là, che potrebbe vedere lui steso, quindi lo nascondiamo qui. Lui invece potrebbe, col secondo turno potrebbe andare a stenderlo. Il problema è che lo vedono. Quindi io lo tengo nascosto. Mannaggia, qui. Così non lo vedono da là, dal fianco. Altro, lui io lo tengo qui. Questi sotto invece li faccio muovere verso questa zona qui. L'altro dovrebbe arrivare dietro le protezioni perché comunque è più lontano. Perfetto, lo muoviamo qua. Perché credo che questi oggetti che si vanno a prendere siano utili. No, passiamo il turno, speriamo bene. Siano utili da lanciare per distrarre le guardie. Ok, vedete che lui sta tornando indietro, quindi teoricamente dovremmo avere il tempo di agire. Una volta che arrestiamo una persona, questa scompare. Lui potrebbe farlo, ma il rischio è quello che l'altro ci becchi, quindi bisogna aspettare un attimo. Allora, lui da che parte sta guardando? Di là. Allora, se io lo porto qui.
Possiamo forse ancora agire. No, qua possiamo agire da qui. Ok. Vedete che c'è. Uccide istantaneamente, arresta. Però c'è anche la percentuale di riuscita. E in questo caso l'arresto lui è armato. Quindi lo manganelliamo, stordendolo per due turni. Ok, nel turno successivo lo arrestiamo. No, possiamo arrestarlo già ora. E vedete che una volta arrestato dovrebbe scomparire in teoria. Quindi un problema in meno. Arrestando criminali ottieni punti ribelle. Si tratta di una sorta di valuta speciale che è possibile spendere al centro di comando. I punti ribelle inutilizzati verranno conservati per le missioni successive. Ok, poi vedremo al centro di comando. È un gioco che magari si potrebbe anche pensare di approfondire. Infatti, vedete che qua si vanno a spendere i punti ribelli per delle abilità da usare per tutta la squadra: ombra rende invisibile e silenzioso di tutti gli agenti per il turno in corso. 60 è figo perché ne abbiamo 69. Potremmo rendere tutti invisibili per un turno e utilizzarlo. Però, allora, intanto direi che ci avviciniamo qui. Perché non vorrei mai che si pensasse che siamo diventati immortali ora. Allora, io questo lo sposto di qua perché c'è sicuramente bisogno di qualcuno che si imboschi qui. Ok, non lo so. Dobbiamo abbatterli tutti e due. Il problema è che non possiamo farlo adesso perché c'è il tizio fuori, quindi bisogna. E poi soprattutto, forse solo lui potrebbe andare ed arrestarlo. Il problema è che lo abbatte con un colpo, lo arresta, il turno dopo l'altro lo vede. Quindi dobbiamo per forza passare il turno adesso. Vedere. Poi ovviamente abbiate pazienza, ma non è il mio genere di giochi questo. Ma nel senso che non mi ci sono mai dedicato, quindi magari dedicandomici potrei anche scoprire di essere molto molto bravo. Allora, intanto, lui potrebbe venire qua, stordirlo, non può, mamma mia, più efficace a breve distanza, autorità, no, ok, proviamoci, abbiamo una buona percentuale di dirgli mani in alto, ok, per due turni lui è sottomesso. Quindi in questo caso noi arriviamo con l'altro tizio qui, prima che arrivi l'altro e ci veda, perché arriverà e ci vedrà. Arriviamo qua e lo arrestiamo e poi torniamo nascosti se possibile. Arresta. Ok, intanto lui deve assolutamente agire. E quindi per agire loro devono assolutamente abbattere lui. Lui deve entrare da lì, ma non può, quindi io lo nascondo qui. Vorrei già farlo agire e speriamo che questo non torni indietro troppo presto, se no ci tocca spendere i punti. Ok, allora se io muovo, no, perché a breve lui tornerà indietro, però io direi di muoverlo qui, che il prossimo turno. Speriamo non ci becchi. Mannaggia. Perché vorrei arrestarlo da lontano, però vedete che possiamo, ma non abbiamo percentuale di riuscita, quindi io lo muovo qui. Passiamo il turno. Lui va qui. Oh, ok, quello di là non è un gran problema, a dire la verità. E tu invece resti qui. Ti muovi qua. Ok, passa il turno. Passiamo il turno, vediamo cosa succede. Ok, lui sta andando via. Adesso sono due che convergono. L'altro sta tornando indietro, molto bene. Possiamo andare a disattivare quella cosa lì. Quindi uno di loro lo mando già di là. Mando già qui a disattivare questo. Credo che non ci siano problemi. Vediamo se può già intervenire anche lui. No! Vabbè, li ho mandati tutti e due lì. Questo deve assolutamente intervenire appena.
Marmellata, prendi. Ok, vediamo se riusciamo a usarla. No, non può usare nulla. Ho preso una marmellata e ci servirà come cibo, probabilmente, perché siamo molto poveri. Allora, lui. No, lui aspetterà qui. Aspetterà qui sperando che non lo vedano. Andiamo avanti con gli altri. Vediamo cosa possono fare. Se lo mandiamo qui, lui potrebbe tentare di arrestarlo. Facciamo una cosa, usiamo la nostra. Il nostro save e proviamo a fare questa cazzata. Vai qui. E poi minaccialo a distanza. Ok, vediamo se funziona. No, lui non ha possibilità. E lui non ha proprio nessun tipo di possibilità. Poi se spariamo è peggio. Quindi dobbiamo arrivare qui e vedere se non scatta l'allarme. Ok, no, lui aspetta lì. No, no! Vediamo se ha funzionato. Ma non credo. Ecco, ci ha visto lì. Quello sta arrivando. Niente, è saltata la copertura. Quindi. Salva carica. Salvataggio dei rimasti. Questo. Caricare questo slot. Sì, salviamo. Abbiamo salvato qui per fortuna. Quindi non ci riproviamo. Anzi, tentiamo magari di fare un po' più di attenzione. Perché il tizio lì è molto coperto anche dall'altro, sull'altro lato, quindi magari ci muoviamo, uno di loro si muove qui, così. Cos'è quello? Vabbè, lo guardiamo dopo. Passiamo il turno intanto, così almeno aspettiamo di prenderlo alle spalle. Quello sta arrivando. Ok, quello intanto sta andando di là. Quello torna. Dobbiamo darci una mossa. Allora, tu. Ah no, mannaggia la pupazza. Non dobbiamo farlo qui. Dobbiamo entrare nella stazione. Sono un pirla. Eh sì. Vabbè, intanto questi due qui sono dietro. Magari danno anche una mano ad abbattere il tizio lì, quindi magari non tutti i mali vengono per nuocere, insomma. Quindi ci muoviamo qui, uno di loro magari lo facciamo entrare da qualche parte, ci sarà la porta, entreremo da qua. Sì, infatti, abbattiamo quello e entriamo. Non bastano i turni, secondo me, quindi adesso vediamo. Lui. Ok, lui intanto sta andando dall'altra parte, quello di là non vediamo dov'è, quindi andiamo qui. Prossimo turno magari cerchiamo di prenderlo. Vediamo se ci becca. Sì, ok, quello di spalle. No, vino non mi interessa. Vedete, se io clicco su spara, posso scegliere dove sparare, ma al momento. Facciamo casino e dato che noi siamo in pratica i buoni, non mi sembra una grande idea, insomma. No, io aspetto lì. Questi tizi qui. Ok, mannaggia. Vediamo, lui cosa può fare? Può andare fino a qua. Dai, vai. Magari non ci beccano. Check this out.
Prendiamo il vino. Termina il turno e vediamo cosa succede. Ok, quello arriva fin lì. Sì, ma non bastano i turni. Quindi non... Ok. Allora. Iniziamo con lui. Lui va... Estende il tizio. Ok. Ok, boom. Lui non ce la fa a restarlo, però sta fermo per un po', quindi magari intanto ci muoviamo. Oh merda, no! Speriamo che non ci veda girandosi. Vabbè, intanto lo arrestiamo. Ok. Lui altro fa la stessa cosa. Si muove qui. Ok. Prova a restarlo, no, lo martella, lo randella, così il prossimo turno lo randelliamo anche noi. Il fatto è che si possono aprire anche le finestre, però non credo si possa adesso, quindi io metto qui. E l'altro lo metto qua. Eh sì, è andata un po' alla lunga, quindi dobbiamo ottimizzare, dobbiamo assolutamente entrare adesso. Assolutamente entrare nella stazione. Allora, questo tizio qui ormai non ci dà quasi più interesse, perché ormai da qua non entriamo più. Però questo tizio qui io me lo tengo, me lo metto lì, che appena passa lo randelliamo di nuovo. Magari qua dentro c'è qualcosa, però vediamo se c'è qualcuno che deve muoversi. No, vediamo quanti turni mancano. Ok, lui ha due turni per riprendersi, quindi... Ok, lui va di nuovo. Anche sto tizio qui, vediamo adesso all'interno, che probabilmente ci vede attraverso le finestre. Mannaggia, dobbiamo assolutamente entrare. Dobbiamo assolutamente entrare. Fatemi fare altri. Entriamo qui. Done and done. All position. Ah, ce n'è uno lì, ok. Fermati. Ok, cosa facciamo? Andiamo qui. Roger. E gli intimiamo di... Ok, di arrendersi. Ok, l'abbiamo fermato, l'altro va dentro e lo arresta. Ah, così il tizio lì magari non c'è più rischio che ci veda. Allora, ok. Poi altri. Ah sì, tu devi arrestarlo. Bene. Sta andando tutto discretamente bene. Dobbiamo solo arrivare dentro qui e capire a che piano. E ho paura che sia il piano di sopra il blocco delle... No, forse qua. Vabbè, quindi. Chi altro c'è? Lui, che direi che fa il suo sporco lavoro. Non può randellarlo. Gli intima di fermarsi. E vediamo se ce la fa. Beh, a questo punto lui potrebbe anche fare il giro di qua. No, però lo voglio fare entrare dall'altra parte lui. Quindi io lo faccio aspettare. Faccio nascondere qua dietro. E lo faccio aspettare. Ok, adesso è il momento giusto di... Eccolo lì, ha sparato e ha messo in allerta tutti e ci ha ucciso un agente. Purtroppo l'azione di Sam Ostian è finita male. E infatti adesso saltano fuori un sacco di altre persone che erano andate a proteggere di là. Allora ragazzi, io ve l'avevo detto che era un cane in questo tipo di giochi. Ma il gioco mi sembra assolutamente interessante. E ovviamente chi è arrivato fino qua in fondo al video è sicuramente interessato al titolo. E fatemi sapere se volete magari vedere un altro gameplay, magari una live su questo titolo, che Rebel Cops sembra essere davvero un titolo
titolo non originale, ma senz'altro fatto bene per gli amanti degli strategici e degli stealth game. Fatemi sapere, ragazzi, e come al solito, alla prossima. Ciao ciao!